Nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, la Porziuncola, la Cappella del Transito e quella delle Rose segnano le tappe dell'itinerario spirituale e artistico dei pellegrini e dei visitatori e li conducono verso il museo, negli spazi che offrono una sosta utile a conoscere meglio questi luoghi francescani grazie a documenti di archivio, plastici e ricostruzioni grafiche. Fin dal 1926 i frati custodi della Basilica hanno raccolto in un unico luogo gli oggetti liturgici, opere d'arte e documenti perché fossero essi stessi a testimoniare il valore del santuario per la storia del francescanesimo e di tutta la Chiesa. Le sale espositive presentano le opere seguendo una successione cronologica. Tra i capolavori del museo ecco il crocifisso di Giunta Pisano del 1236. Si tratta del primo esempio in Italia di un Christus Patiens in una croce monumentale. Gli occhi sono chiusi e l'espressione sofferente, quindi con tratti assai diversi dal Cristo trionfante di ispirazione bizantina. Il San Francesco e Angeli del Maestro di San Francesco, sempre del XIII secolo, è la più antica immagine del santo custodita alla Porziuncola. Secondo la tradizione, è dipinta su quel tavolaccio sopra il quale Francesco di solito dormiva e dove il suo corpo giacque dopo la morte. Una tavola raffigurante San Francesco attribuita al Cimabue, su basi stilistiche, ci restituisce con molta probabilità l'immagine del santo più vicina al ritratto delineato da Tommaso da Celano nella sua prima biografia. Al 1475, invece, risale il pregevole dossale in terracotta invetriata commissionato ad Andrea della Robbia dalla famiglia Baglioni di Perugia.